Nella storia accade spesso che il nome di un personaggio si trasformi nel sinonimo di un comportamento, di una qualità o di un modo di essere. Di un grande stratega si dice che è un Napoleone, mentre uno scienziato geniale è definito un Einstein. Anche il norvegese Vidkun Quisling, l'uomo che vendette il proprio paese ai nazisti, si conquistò questo particolare onore. Il suo nome in molte lingue è diventato infatti sinonimo di collaborazionismo. Un Quisling è un capo di governo che collabora con il nemico invasore. Ma chi era davvero Vidkun Abram Lauritz Jonsson Quisling? Salve a tutti e bentornati al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, qui sulla linea della memoria allo spazio che dedichiamo a chi è curioso della storia. Oggi ci occupiamo di Vidkun Quisling, l'uomo che nel 1933 aveva fondato il partito nazifascista norvegese noto come Unione Nazionale. Quisling cercò in ogni modo di favorire l'occupazione del suo paese da parte di Hitler e si mise a disposizione dei tedeschi dopo che questi avevano assunto il controllo della Norvegia. Come sempre ringrazio l'ISTRIT, l'Istituto Storico Trevigiano, Comitato Provinciale dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e il Centro Studi Storico-Militari sulla Grande Guerra Piero Pieri di Vittorio Veneto per la collaborazione prestata alla realizzazione di questo video. Vidkun Quisling nasce a Firesdal il 18 luglio 1887 e aderisce all'ideologia nazista dopo una gioventù brillante e avventurosa. Ottimo allievo dell'Accademia Militare Norvegese, diventerà proprio addetto militare a Pietroburgo, incarico che gli permette di assistere alla rivoluzione bolscevica, dalla quale resta molto impressionato. In Russia si trattiene a lungo per assistere Fridtjof Nansen, esploratore e filantropo impegnato in una campagna di assistenza alla popolazione colpita dalla carestia del 1921. L'avere lavorato a fianco di Nansen accresce la sua notorietà in patria. Quando rientra in Norvegia, deciso ad impegnarsi in politica per realizzare a casa propria quanto osservato in Russia, cerca di inserirsi fra le file del Partito Laburista, proponendo la creazione di una Guardia Rossa norvegese. I socialisti del suo paese, però, che non approvano i metodi dittatoriali e l'uso della violenza, lo emarginano subito. Nel 1931, grazie alla popolarità che ha acquisito al fianco di Nansen, diventa ministro della difesa e mantiene la carica fino al 1933, quando viene stregato da Hitler e dal fascino della sua ideologia fondata sulla forza e sulla superiorità razziale. Il 1933 è proprio l'anno nel quale fonda l'Unione Nazionale, il partito che si ispira alle idee del Führer e alle teorie del filosofo nazista Alfred Rosenberg. Comincia così una nuova avventura, ma alle elezioni politiche l'Unione Nazionale non ottiene il successo sperato. Quisling, ormai attratto nell'orbita nazionalsocialista, diventa uno stretto confidente di Rosenberg, con il quale ha numerosi incontri. È con lui che sogna di costruire un impero nordico nel quale, aperte virgolette, gli scandinavi di razza pura sarebbero stati governati da nazisti norvegesi e svedesi, sotto il super controllo della Germania. Il tutto all'interno di quel nuovo ordine mondiale di cui Hitler andava vaneggiando. Nella mente di Quisling si accavallano idee tipiche di quell'epoca, idee basate sulla conquista del potere mediante l'uso della forza, idee che sono maturate nelle trincee della Grande Guerra e nelle pieghe violente della Rivoluzione Russa, idee rafforzate dal successo che i regimi dittatoriali stanno ottenendo in contrapposizione all'apparente debolezza delle democrazie, idee infine legate alla mitologia della presunta superiorità di una razza sull'altra. A favorire la sua azione contribuiscono i buoni rapporti tra Berlino e Oslo, molto intensi all'epoca. La Germania gode di una certa simpatia nella democratica Norvegia e ciò nonostante il nazismo e i suoi metodi illiberali. Molti bambini tedeschi sono stati ospitati in Norvegia durante la Grande Guerra. Quisling intende sfruttare questo stato di cose facendo leva sugli attriti che contrappongono invece il suo paese alla Gran Bretagna per questioni economiche, ad esempio come quelle legate ai diritti di pesca nel Mare del Nord e nell'Atlantico.
In realtà il regime nazista osserva la Norvegia con occhi molto attenti. A provocare il tracollo della Germania nella Grande Guerra non è stata infatti una sconfitta militare, ma il blocco economico entro il quale l'intesa l'ha serrata. Blocco economico che sul mare ha assunto le forme della flotta britannica. Le navi inglesi erano state infatti capaci di sigillare a nord le rotte utilizzate dai bastimenti tedeschi per trasportare viveri e materie prime. Gli ammiragli di Berlino sono quindi consapevoli del fatto che nel presente conflitto questo pericolo deve essere assolutamente scongiurato. Nel mare del Nord, tra Norvegia e Inghilterra, si deve ad ogni costo tenere aperto un corridoio per garantirsi l'accesso all'Oceano Atlantico. Perché ciò sia possibile, però, non è sufficiente che la Norvegia rimanga un paese neutrale. Per la Germania è fondamentale poter disporre di basi sulla sua costa, dalle quali è possibile scardinare un eventuale tentativo di blocco inglese. C'è poi un altro grosso problema rappresentato dagli approvvigionamenti di ferro. Nel primo anno di guerra i tedeschi stimano di aver bisogno di almeno 15 milioni di tonnellate di metallo, 11 delle quali devono arrivare dalla Svezia. Durante la bella stagione i carichi vengono trasportati attraverso il Mar Baltico, al sicuro dagli inglesi, ma durante l'inverno i ghiacci lo impediranno. Il solo modo allora sono i treni che trasporteranno i carichi di ferro fino al porto norvegese di Narvik. Da lì il materiale dovrà proseguire via mare sino in Germania, lungo la costa scandinava, navigando per buona parte del percorso in acque territoriali norvegesi. Tutto questo è sufficiente a porre in chiara evidenza quanto la Norvegia sia importante nella strategia nazista. Il fatto che Hitler non l'abbia ancora occupata dipende da una sola considerazione. Alla luce del folgorante successo ottenuto in Polonia e durante il periodo di stasi delle operazioni sul fronte francese che caratterizza la cosiddetta strana guerra, nel corso del quale gli anglo-francesi da una parte e i tedeschi dall'altra stanno a guardarsi senza quasi sparare un colpo, il Führer spera di indurre gli alleati ad una pace di compromesso. All'improvviso però accade un fatto nuovo. La Russia attacca la Finlandia e inglesi e francesi, preoccupati dal patto Molotov-Ribbentrop, al seguito del quale Mosca e Berlino si erano spartite la Polonia, organizzano un corpo di spedizione per soccorrere la Finlandia. Questa forza, per poter operare, dovrà passare proprio attraverso Svezia e Norvegia. È proprio adesso che Quisling entra in scena, cominciando ad enfatizzare attraverso i suoi contatti in Germania il rischio che una simile situazione rappresenta per gli interessi strategici tedeschi. Dei suoi rapporti con Alfred Rosenberg abbiamo già parlato, ed è proprio Rosenberg a contattare l'ammiraglio Erich Johann Albert Raeder, comandante della Marina tedesca, inviandogli un memorandum con il quale lo informa di avere l'uomo giusto per il piano Norvegia. Quell'uomo è appunto Vidkun Quisling. L'11 novembre a Berlino Quisling e Raeder si incontrano per la prima volta. Al summit è presente anche un altro esponente norvegese, l'uomo d'affari William Hagelin, che ha molti interessi in Germania. Quello che Quisling presenta a Raeder è un vero e proprio piano di occupazione della Norvegia. Da militare qual è? Descrive i punti strategici del paese, elencando quali sono i porti, gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e gli altri nodi nevralgici del territorio da occupare di slancio. Millanta i suoi contatti all'interno delle forze norvegesi e sostiene che il re non si opporrà all'invasione, ma accetterà il fatto compiuto. Naturalmente propone se stesso come capo del futuro governo filonazista che dovrà guidare la nazione. Raeder è impressionato e organizza subito un incontro con Hitler, che si realizza 3 giorni dopo. Quisling riesce a convincere della, tra virgolette, bontà delle sue intenzioni anche il Führer, che finanzia con 250.000 marchi oro la sua opera di propaganda filonazista e antibritannica. Hitler dispone anche che lo Stato Maggiore appronti subito un piano di invasione della Norvegia, tenendo conto dei suggerimenti di Quisling. È così che prende forma l'operazione Weserübung per la conquista di Norvegia e Danimarca. Per un po' i tedeschi continuano ancora a sperare in una pace di compromesso, ma il 17 febbraio 1940 accade un altro fatto che spariglia le carte. Il cacciatorpediniere britannico Cossack
aborda senza permesso all'interno delle acque territoriali norvegesi la nave tedesca Altmark. Il bastimento ha a bordo 299 marinai inglesi sopravvissuti all'affondamento di unità attaccate dalla corazzata tedesca Graf Spee. I norvegesi, di fronte ad una palese violazione della loro sovranità, si limitano a protestare con Londra. Questa arrendevolezza basta a convincere Hitler del fatto che il governo di Oslo non si opporrà con la forza ad un tentativo di occupazione da parte degli inglesi. Il Führer allora rompe gli indugi e incarica di definire i particolari della conquista della Norvegia il generale Nikolaus von Falkenhorst, al quale rivela anche che la conquista di quel paese sarà realizzata in contemporanea con l'occupazione della Danimarca. La data dell'attacco viene fissata per il 9 aprile. A nulla valgono gli allarmi indirizzati dai servizi segreti anglo-francesi ai governi di Oslo e Copenaghen, ai quali non viene dato credito. I rapporti tra Londra e Oslo si sono ulteriormente raffreddati non solo a causa della violazione compiuta dai britannici delle acque territoriali norvegesi avvenuta con l'affare Cossack, ma anche per il rifiuto opposto dagli stessi norvegesi agli alleati quando questi hanno chiesto il permesso di attraversare il loro territorio con il corpo di spedizione destinato a soccorrere la Finlandia. I norvegesi temono che gli inglesi intendano minare le loro acque territoriali per bloccare il trasporto di ferro verso la Germania e Churchill impartisce effettivamente quest'ordine l'8 aprile. Quando la sera del successivo giorno 9 l'invasione ha inizio, Quisling esce allo scoperto e alla radio lancia un messaggio. Invita la popolazione a non resistere contro l'invasione tedesca e si autoproclama capo del nuovo governo collaborazionista. Il messaggio però non ottiene i risultati sperati, cosa che fa infuriare Berlino. L'ambasciatore tedesco Kurt Brauer aveva più volte avvertito la cerchia di Hitler che Quisling era soprattutto un millantatore e che in patria non godeva affatto dell'influenza che vantava. Al diplomatico viene comunque ordinato di recarsi dal sovrano norvegese Haakon VII per chiedergli la resa e la nomina di Quisling a primo ministro. Il monarca però rifiuta e ripara in Inghilterra. I tedeschi si rendono ben presto conto di quanto poco Quisling sia popolare in patria e già il 15 aprile si liberano di lui. Il 24 aprile 1940, poi inviato da Hitler in persona, fa la sua comparsa in Norvegia con funzioni di Gauleiter, Josef Terboven, che diventa il vero padrone del paese, un paese che governa con il terrore imposto dalle SS. È però lo stesso Terboven che nel 1942, di fronte alle difficoltà che incontra, richiama in servizio Quisling e lo mette a capo di un governo fantoccio. Naturalmente Quisling altro non è che un burattino di cui Terboven muove i fili. Il solo partito autorizzato a ricostituirsi è l'Unione Nazionale che Quisling ha fondato nel 1933. Viene anche creato un reggimento di SS norvegesi che saranno inviati a combattere sul fronte russo. Nel febbraio di quello stesso 1942 Quisling fa anche la sua prima visita ufficiale a Berlino come capo di Stato norvegese. Terboven crea un governo fantoccio ritenendo che un norvegese in apparente posizione di comando avrebbe reso meno difficili i rapporti con la popolazione, ma non è così. La stessa collaborazione tra Terboven e Quisling rimane sempre piuttosto tesa e tuttavia Quisling si adopererà sia per favorire il reclutamento volontario dei suoi concittadini nell'esercito tedesco, sia per sostenere la deportazione degli ebrei. Quisling si impegna a fondo anche nella lotta contro la resistenza norvegese. Il suo cognome diventa sinonimo di traditore e di fantoccio già nel 1940, quando il Times pubblica un articolo dal titolo Quisling ovunque, nel quale si denunciava il fatto che esistevano Quisling in ogni parte d'Europa, pronti a mettersi a servizio del Führer. Lo stesso Mussolini, quando capirà che la sua stella sta tramontando, si lamenterà con Hitler di non volersi ridurre ad un Quisling. Alla fine della guerra, circa 60.000 norvegesi vengono arrestati come collaborazionisti. Fra di loro, assieme a Quisling, c'è anche il premio Nobel 86enne Knut Hamsun.
30 di loro vengono condannati alla pena capitale, compreso l'uomo d'affari William Hagelin, che nel governo Quisling aveva ricoperto il ruolo di primo ministro. Al 1 novembre 1947 sono ancora 5.300 i detenuti accusati di collaborazionismo con i nazisti. Al processo cui viene sottoposto, Quisling lamenta di soffrire di amnesie e sostiene di avere agito in nome del male minore, per evitare al suo paese un destino analogo a quello della Polonia. Il suo vero intento, insomma, sarebbe stato quello di frenare la ferocia nazista nella prospettiva di un'invasione che ormai era stata comunque decisa da tempo. Quando la corte gli chiede perché abbia personalmente e pubblicamente insistito presso le autorità tedesche per una più dura repressione contro partigiani ed ebrei, non sa cosa rispondere. La domanda di grazia presentata dalla moglie Olga, una donna russa che aveva sposato nel 1923, è respinta e la pena capitale viene eseguita il 24 ottobre 1945 nella fortezza di Akershus. Di fronte al plotone d'esecuzione, le sue ultime parole saranno: «Sono condannato ingiustamente e muoio innocente». Anche per oggi, dal Museo della Battaglia di Vittorio Veneto è tutto. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e, come sempre, vi do appuntamento ad un prossimo video, sempre qui sulla linea della memoria.